and I sweat my rust. I'm breathing soldato. Il suo cervello o il suo cuore? Mio padre me lo chiese quando avevo 7 anni mentre facevamo colazione. Me lo ricordo benissimo perché non mi diede mai una risposta. Era l'uomo più intelligente che abbia conosciuto, ma mi sentivo sempre un bastardo quando gli stavo vicino. Diceva sempre che non dimostravo 18 anni. Era vero? Sì, beh. Ehi, potresti parlare a Corium per me? Sam, perché? Sembra che ce l'abbia con me. Vedrò cosa posso fare, Frank, non pensarci. Hai fatto tu, cucciolo. Non chiamarmi cucciolo. Quindi dici che non sai niente della pistola? Proprio niente d'uso. Solo stronzate dei ragazzi. La useresti? C'è morta della gente. Non scavare dove è già pieno di fosse. Non hai risposto alla domanda, Cortland. Ehi, Corium! Arriviamo sempre alle 13, vero? Sì, ne parliamo tra poco, Jack. È troppo giovane. Forse sì e forse non, Sam. Ma tiratori come lui non se ne trovano in giro. Il ragazzino colpisce una moneta da 50 metri. Una moneta. Ma non ha esperienza di combattimento. Zero. Tutti hanno dei sostituti. E noi ne abbiamo uno ottimo. Garantisco per lui personalmente. Speriamo. Trovami della vernice, Jazz. Ok. Ruberò della vernice per te, sergente. Requisizione. Soldato. Che si dipinge? Siamo alla punta di diamante, Jazz. Dobbiamo splendere quando entriamo. Ricevuto. Cosa stai dicendo? È proprio lì! Calmati, Mussolini, non sto parlando con te. Senti, Paddock, ne ho le palle piene di questa storia. Cosa cazzo succede qui? Paddock ha detto qualcosa che non doveva dire. Sono cazzo di livido su uno di voi. Sono cucina e latrina per una settimana. So che l'attesa è snervante. So che non vedete l'ora. Ma non funziona così. Magari dovrebbe. Forse dovresti scrivere al generale Montgomery. Hai una penna? Il piano è sempre quello. Sfondiamo le linee tedesche e arriviamo a Berlino. Un pugno a Hitler, vinciamo la guerra e tutti a casa per Natale. Ehi, Paddock. Cosa vuoi, fratino? Senti questa. Quando vuoi barare, ricordati di non usare 2 regine di picche. Sei proprio un bastardo, Paddock. Ehi, Jazz! Sì, Red? Hai la vernice che ti avevo chiesto? Certo! Mac è ancora in giro con Cole? Beh, lo ha fatto sergente maggiore. Beh, è un po' strano, non è vero? È come vedere il tuo vecchio capo. Corland, Mac ci ha salvato la pelle in situazioni di merda. Gli dobbiamo molto. Non sai cosa ho dovuto fare per procurarlo. Sei sicuro che vada bene, Ned? Beh, abbiamo ricevuto le chiamate. Questo ci aiuterà a tenere dritte le jeep. E a stroncare i tedeschi con i nostri spaventosi animali. Scheisse! Hai in zebra! La zebra? È un animale feroce. Anche i pesci e spada sono feroci. Una volta hanno trapassato il mio amico Nantar con il... come si chiama? Il becco? Ehi, cos'era quell'altro? Tucano. Ehi, ti cava gli occhi, amico. Ok, ok. Ragazzi, non sono bravo a parlare. In quello era bravo Mac, ma domani entreremo in Olanda e apriremo una maledetta autostrada. Godetevi la cena e andate a riposarvi. Non credo che ne avrete un'altra occasione per un bel pezzo.